E buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chi volesse un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come potete vedere, ci troviamo esattamente dove ci eravamo lasciati qui, appena prima di partire per la missione in mezzo alle montagne. Come potete notare, il mio outfit è completamente diverso. Come notate, adesso il mio Outrider sembra quasi un cowboy fantascientifico, tipo, diciamo che adesso è veramente figo, come estetica mi piace molto. Io questo non l'avevo mai detto, ma se voi andate sull'equipaggiamento e schiacciate il tasto, nel mio caso quadrato, comunque se vedete nel menu in fondo degli oggetti, c'è il tasto Vedi. Entrate dentro questo menu e in basso a destra ci sarà premi la freccia destra per attivare un altro menu, lo attivate, entrate nel menu estetico. Quindi voi selezionando gli oggetti da questo menu qui che vi fa scorrere tutti quelli che sono gli oggetti che avete trovato finora, potrete cambiare l'estetica dell'armatura che avete addosso. Vi faccio vedere i nomi degli oggetti se per caso voi voleste imitare o fare il vostro personaggio simile al mio, quindi in versione simil cowboy. Come potete notare, sono tutte parti più o meno dell'espansione e sono diversi dagli oggetti, perché per esempio i primi tre pezzi della mia build sono i pezzi dell'armatura dell'ufficiale sismico, questi tre. Questi qua sono i guanti di un set, addirittura sono epici, invece quelli che ho addosso in estetica sono leggendari, vabbè, e le scarpe sono altre X. Comunque le ho messe sopra ai vari pezzi e alle varie parti di armatura. Ah, una cosa, questi guanti, anche se sono di livello epico, sono final, quindi non li cambio, cioè sono parte dell'integrante della mia build e insieme a loro ho trovato anche il cappello leggendario in versione finale, quindi sto piano piano arrivando a quello che è il termine, mettiamola così a grandi linee, della mia build. Soprattutto mi manca l'arma, però. Ehi, c'è qualcun altro, ma sono completamente congelati. Sono freddati. Sembrano dei Pax. Pax? Che cosa ci facevano Ops. qui? Forse cercavano il nostro stesso obiettivo. Non mi ricordavo che si spaccassero sparandogli. Mi spiace. Tanto erano già morti. Oh, che bello, i soliti mostri. Ah, ovviamente penso che sia superfluo dire che avendo più oggetti della mia build in versione finale, i danni sono ancora più alti. E come potete vedere dalle skill sotto, grazie a questo, adesso ho 3 terremoti, 2 salti gravitazionali e 3 attacchi dell'impalatura, impalamento, come cavolo si chiama. Quindi, cioè, morire non dico che è praticamente impossibile, ma poi intanto che c'ero, dato che queste missioni non mi danno tanta esperienza e volevo evitare di salire esageratamente di livello, come vedete in alto, il livello difficoltà mondo è bloccato, così non mi scala da solo. Ok. Altri? Ah, per chiunque se lo stesse chiedendo, questo mitragliatore leva così tanto rispetto al fucile a pompa, perché ha un'abilità che dice che prende il 40% del mio danno anomalia al danno arma. È vero che è irrisoria la cosa, perché normalmente le armi hanno milioni di danno, però non avendo nessun potenziamento per le armi è comunque tanta roba. Impalato, impalato. Comunque continua a sostenere che l'impalamento è troppo forte. Che schifo. Ah, una cosa, questo bagaglio qui che vedete non è una montagna, è uno di quei bagagli giganteschi che cammina, schiantato a terra e tipo sventrato. Quelli sono su un tipo di budella, una roba del genere. Allora, dobbiamo andare acqua. Olè. Come cavolo faceva a reggere che c'era 1 millimetro di pietra? Vabbè, lasciamo perdere. Segnali, questi sono la segnaletica dei Pax, di qua mostri. Allora, sono come gli alien, escono dalle pareti. Ok,
sono l'unico a trovare terribilmente stupida la cosa che questi mostri che si trovano nella zona dei ghiacci si congelino. Non lo so perché, ma non mi sembra una cosa logica. Dov'è quella maledetta? Come le odio. Oh, un oggetto leggendario. Mio. Mi ha dato un oggetto leggendario di livello massimo. Ma no, è impossibile. Ah no, ok. Normale, figlio, mi ero spaventato. Ho detto wow, un oggetto all'interno di una missione di quelli iperpotenti. Ah, una cosa, quando arrivate al mio livello semplicemente cliccate così 1 e 2 e macinate gli oggetti che non vi servono, perché tanto sono completamente inutili. Tenete solo quelli di livello epico con il terzo potere e al massimo, proprio al massimo, quelli leggendari base, ma non servono più a niente ormai. Con l'aggiunta del DLC. Munizioni. Impalato. O impanato, dipende dal come lo volete cuocere. Ok. Comunque ve lo dico chiaro e tondo, sappiate che sto diventando abbastanza tossico anche in questo gioco online, esattamente come succedeva su Godfall. Ormai gioco da solo e sfrutto solo gli alleati, perché la gente segue i giocatori più alti di livello solamente per arrivare ai parti finali delle missioni e poi andarsene, dai. Quindi ve lo dico chiaro e tondo, anche qua, come è successo su Godfall, sto iniziando ad odiare un pochino il matchmaking. Finite ste zanzare? No. Oh, finiti. Ok. Stavo dicendo, mi è capitato più volte che per colpa della gente che mi è apparsa come alleata random, colpa mia che ho lasciato la lobby aperta, ho perso la missione evento, quella finale, e non sembra, ma perdere delle ore di gioco non è il massimo. Anche perché, lo dico, non so se qualcuno lo sa, ma in questo gioco se avete gli alleati nelle lobby, quando fate le quest, spedizioni o missioni di qualsiasi genere, la difficoltà del gioco triplica. Quindi attenzione, che io il boss finale dell'espansione l'ho bisciotto, invece con gli alleati manco a pagare. Rossi. Vanno nella nostra stessa direzione. Sono qualcosa che noi non sappiamo. Muovi. Ah, mi sono ricordato, adesso in questa missione qui, in teoria dovremmo vedere uno dei nuovi tipi di nemici che si incontrano in questo gioco, che sono infami da far paura, sono dei mostri che diventano invisibili e vi tirano via i poteri. Questi segni dipinti sulla roccia sono indicazioni di qualche... Dove? Ah, quella. Forse quei Pax le stavano seguendo. Olè. Uno scudo deflettore. No, non è vero. C'è una specie di enorme... Ah, come vedete ci sono già i checkpoint attivi, perché ho già fatto tutto. Ma è normale che la bandiera sia piantata così? Ok che tira il vento, ma mi sembra un po' troppo rigida. Sarà congelata anche quella. Che brutte immagini. Ah, che rumore alle orecchie. Voi non lo sentite probabilmente, ma quel bagaglio lì che fa i passi con le cuffie che ho io, che ci sanno i bassi e tutto, rimbombano fin troppo. Eccoli qua, questi sono i nuovi nemici, questi sono quelli piccoli, sono dei pipistrelli. State attenti perché quando vi caricano con potenziati, ecco così, come questo qua, vi one shottano se vi prendono.
Aia, aia. Quindi fate attenzione. Cercate di ammazzarli sempre stando lontani, se riuscite. Ok. Perché potrebbero risultare notevolmente fastidiosi. In più volano e saltano abbastanza lontano. Meno male che ho buttato un occhio in alto al radar. Impalato. Comunque ragazzi, l'impalamento non ha senso di esistere. Finché il corpo rimane impalato così, continua a darmi vita. Quindi io impalo un nemico, finché rimane lì così, mi continua a dare salute. Ok. Comunque qualcuno se ne sarà reso conto, ma uso una mitragliatrice solo esclusivamente per attivare gli effetti negativi, quello del raggio di fuoco dal cielo e basta. E il veleno, che sennò uso solo fucile a pompa. Adesso non usciva da là. Esatto. Il nemico. Bigfoot! Ma non è una leggenda? Adesso ti ci faccio diventare, tranquillo. Morto. Quanto vi odio. Morta. Oh, quanta gente. Ok. Possiamo andare avanti? Il gioco dice sì. Però mi riprendo le munizioni, va. È la parte finale? Non me lo ricordo più. Sapete che c'è la parte finale di questo livello, o almeno della parte innevata, che è difficilissima. Sì, questa. Quando ci arrivate, se non siete a un livello abbastanza elevato, potreste lasciarci le penne, perché dovete sconfiggere un quantitativo di nemici devastante. Oltre a questo qua, che teoricamente dovrebbe essere un boss, ma per me non è che sia tanto difficile. Olle. No, ma salto gravitazionale, ti attivi? Grazie. Vedete quanti nemici ci sono? Vi accerchiano e poi vi sparano. Quindi quelle robe tipo mina sotterranea che vi esplode addosso se vi passa vicino. Cioè io li shotto, ma vi assicuro che la prima volta che ci sono passato sono crepato 2-3 volte. Finché ci sono questi mostri va tutto bene. Adesso quando poi passeremo al punto dove ci sono i ferali, anche a mio livello riesco comunque di morire, ve lo dico. Ma da quante? Ma se faccio così? Ma qual è la logica? Cioè se gli sparo le spacco e se faccio il terremoto no? Lasciamo perdere, va. Oh, siamo di fianco alla barriera. Perché si è tolto, vabbè, il cappello per fare il passaggio con l'animazione? Questo pezzo è veramente figo. Coordinate. L'architettura sembra proprio Pax, ma gente, la tormenta si è fermata di colpo. Ma che dici? La tempesta non fa che peggiorare. Sì, ma non qui. C'è una specie di barriera energetica che la tiene alla larga. Affascinante. Ma come? Tempesta no. Sì. No. Sì. Ok, la pianto di fare l'idiota, vado avanti. Ecco, è per queste cose che io ho detto che il DLC è veramente figo. Cioè, se avessero fatto questo gioco, quindi tutto Outrider, con
la base della trama come quella del DLC avrebbe fatto molto più successo. Sì, ci sono nemici riciclati, chi se ne frega, e anche se le missioni sono un po' ripetitive, è uguale, però è divertente il DLC, veramente tanto, ed Mi è intuisco. fatto bene. Come quello con cui August ha respinto la tempesta. È lui a proteggere questo posto. Ah, come vedete qua non posso usare le armi, me le ha tolte. Bene, entriamo nella capanna e vi lascio alla cutscene di, boh, 3-4 minuti. Buona visione a voi per un po'. Saresti arrivato prima o poi. Troppo tardi. Tardi. Ma che cosa? Sei dei Pax? Ultima pacana. Può darsi. Beh, solo tu puoi fare quello che faceva August. Incanalare le tempeste. L'obelisco. Crea la barriera. Salvador voleva che ti trovassimo. Portava sempre Salvador queste deliziose caramelle. Tu hai le caramelle? Tu hai le No. caramelle? Quali cose meravigliose un tempo voi facevate. Ma ora tutto finito. Frammento di Amala è quasi finito. Mio ultimo itare sta cadendo a pezzi. Perché? Tu qui. Sono qui per cercare aiuto. Senti, non ne ho diritto, ma quell'obelisco può salvare la mia gente. Non salva nessuno, più nessuno. Non fa niente, proprio nulla, davvero. A fine. Te? Perché tu tieni a vivere? Presto tutto pianeta. Tu fai come me. Molto più lieve mio modo. Sai, stai nella tua bolla a lamentarti delle caramelle. Hai rinunciato, ma alcuni Pax hanno trovato come reagire. Ho visto il mio amico August dare tutto per uno di noi. August era vivo? Tu salvato? No, lui ci ha salvati. E poi. August credeva in voi. Capisco. Forse un modo esiste un altro frammento. Gran potere da radici di Anmala. Basta per un altro Iruk Itare. Itare? Intendi un obelisco? Come? È pericoloso. Molte bestie ora, selvaggi tornati indietro. Chi va a città perduta per frammento di Amala?
muore. Già, però non muoio facilmente. Non finisce come vuoi tu. Sarà sacrificio e sarà dolore. Bene, allora, spero che questo video, questa cutscene così lunga, vi sia piaciuta. Andiamo avanti. Per chi non avesse capito il discorso, semplicemente c'è un oggetto che permetterà di costruire un altro di quegli obelischi, creare una barriera molto molto più grande di questa, tecnicamente per, come si può dire, difendere barra sopravvivere e far prosperare magari delle città tra gli umani e cose del genere. Però dobbiamo andarla a prendere in una zona molto molto brutta. Continuano a non capire perché siano messi in questa posizione così diagonale quando di vento qui dentro non ne tira. Comunque andiamo avanti, sbrighiamoci, perché guido adesso a Daria Gratar. Se ritorni, forse ancora speranza. Wow, sei nella mia testa. Chiamami Atuma. Molto tempo fa, dicono leggende, mia gente primitiva viveva in caverne. Poi noi compreso Anmala. L'anomalia. Che cos'è? Crea, distrugge. Padre insegnò mia gente a controllare anomalia, come voi controllato fuoco. Credevano che anomalia venisse da tempeste, ma padre insegnato a scavare pozzi, rilasciare energia da sottoterra. Anomalia ha dato ad antenati nuove possibilità e nostra civiltà iniziata. E adesso voglio fare una ipotesi, perché avendo già finito il DLC magari posso farla. Secondo me l'anomalia, dato che letteralmente parlando è divisa in pezzi e sembra essere trasmessa, come abbiamo già visto, la città perduta. Daria Gratar, picco di civiltà di antenati, ma ora tutto perduto, tutto per colpa di padre. Dicevo, intanto qual è la capitale dei Pax? Secondo me l'anomalia si trasmette tramite tipo delle radici a mo' di albero. Non so perché. Sinceramente potrebbe essere una spiegazione che ovviamente non hanno ancora dato, però potrebbe starci. E adesso cominciamo la parte un po' più difficile, perché questi volendo mi ammazzano se mi prendono bene. Aia, appunto. Cavolo! Vedete, ho appena rischiato di morire. Devo stare attento. Munizione. Chi manca? Ok, nessuno. Devo stare attentissimo perché fanno dei danni i ferali che sono devastanti. Soprattutto i cecchini. Di sopra. Uff. Con questa classe, ve lo dico chiaro e tondo, la cosa migliore è incanalare i nemici in zone piccole e strette, tipo qua. Per cercare di ammazzarli. Perché delle vecchie rovine attirano tanto i ferali? Forse. Ecco di ricordi. Ricordi di padre, di potere un tempo bramato. Sì. Padre usava anomalia per dare grande potere a suoi guerrieri. Tu chiami.
richiami Ferrari, ma un tempo guerrieri di padre, mutazioni come te. Alla faccia. Potrei sfruttare il passaggio per arrivare in città. Allora, questa è l'ultima parte. Adesso, passato questo punto, in teoria, c'è l'ultima zona prima dell'arrivo alla città. Quindi, teoricamente, questa è l'ultimissima parte, se non sbaglio. Controllo un secondo la mappa. Sì, esatto, siamo qua. E una volta che avrò finito questa parte, direi che possiamo finire qua. Ah, già, ce ne sono questi. Questi qua, che sono fighi come nemici, sono molto fighi, sono il boss, quello, il pescatore, identico, che hanno riciclato, gli hanno cambiato estetica e l'hanno riutilizzato come nemico elite dei cosi, dei, come si chiamano, dei ferali. Che devo essere sincero, però come estetica così dei ferali è veramente carino come nemico. Morto. Morto, morto. Muori. Quanti ne mancano di nemici? Ok. Qua c'è il checkpoint, che come vedete mi ero pure dimenticato di attivarlo. Olè. Perfetto. Attiviamo la quest, quindi prendiamo la barca, perché sì, questi Pax si sono presi la briga di costruire dei fiumi come autostrade che arrivano nella loro città, invece che costruire delle strade normali. Che non ne ho capito la logica. Prima di nascita di città, in queste montagne, padre scoprì passaggio. Quello che trovò spaventò. Chiuse passaggio, impedì tutti tranne pochi ingresso, ma ogni viaggio portò altra conoscenza, altro potere, condiviso con popolo. Costruì suo palazzo qui, gente costruì città attorno a lui, sempre più potente, ma potere acceca. Ok, siamo arrivati nella città, quindi direi che per il video di oggi possiamo concludere qua. Ah, per chiunque non se ne fosse accorto, queste navi vengono mosse da quei mostri giganteschi che vi fanno battere tipo boss, e loro li catturano e li utilizzano come tipo caricetto nella ruota. Dicevo, direi che per il video di oggi è tutto, perché la prossima missione sarà lunghissima. Vi faccio vedere un attimo la mappa. È gigantesca, dobbiamo arrivare fin qua, noi siamo qua e dobbiamo arrivare qui, in questo punto qui. Quindi sarà estremamente lunga, perché ogni zona è piena di nemici da combattere, e direi che possiamo lasciare tutto per il prossimo video. Qui, come sempre, dal maestro B1 per Hobby è tutto, vi ringrazio come sempre della visione, del supporto che mi date, spero che questo video non sia stato esageratamente lungo. Che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.